Saranno 3 giorni di festa con laboratori, spettacoli, concerti e tanta animazione. Pesaro è pronta ad accogliere il Festival della Pizza. Dal 27 al 29 settembre Piazza del Popolo ospiterà la manifestazione dedicata alla Rossini, seconda edizione che coinvolgerà tutti i locali del centro storico e zona mare, con l'obiettivo di offrire al pubblico piatti tipici del territorio. Diverse le novità in programma, a partire dal nuovo e originale allestimento a forma di pizza fino all'ideazione di 2 nuove mascotte dell'evento. Ov e Maio. Esatto, che sono un po' il simbolo della, diciamo, goliardia di questa manifestazione. Il 27 partiremo con un concorso in piazza, ovvero la miglior pizza fatta in casa. Tantissime cuoche si sfideranno per ricreare la propria Rossini e verrà comunque sia decretata la vincitrice tramite una giuria. Il 28 avremo il momento dei contest, colazione e merenda, dove le attività verranno in piazza a presentare e a far assaggiare le proprie Rossini, mentre la domenica un grande momento, quello della Rossini più grande. 6 ragazzi dell'istituto prepareranno l'impasto per produrre oltre 100 kg di pizza con 400 uova e oltre 20 kg di maionese. Questa iniziativa non sarà l'unica. Sabato 28 inoltre sarà confermata anche la gara Il Divoratore, spettacolare sfida tra chi riuscirà a mangiare più pizza in 15 minuti di tempo. L'evento si arricchisce sempre più con altri momenti. Il festival infatti mette a disposizione anche un contest dedicato alla migliore Rossini a colazione e merenda, ai quali sarà possibile assaggiare le pizze finaliste e votare la propria preferita fra quelle preparate dagli esercenti e quelle preparate in casa, con la gara della migliore Rossini homemade. Quest'anno l'organizzazione dell'evento sarà seguita da Pesaro Parcheggi, APA e OCM Comunicazione, i quali hanno progettato un festival aperto a tutti grazie a importanti collaborazioni con l'Associazione Italiana Celiachia e la Caritas, a cui sarà devoluta parte della Rossini gigante. Aspes e Pesaro Parcheggi in questo caso saranno il parte tecnico dell'organizzazione di questo Festival della Rossini, che vedrà coinvolti i cittadini rispetto alla valorizzazione di un piatto che per noi ormai è diventato tipico e che in qualche modo animerà questo weekend, questi 3 giorni, da venerdì, sabato e domenica, con un'accoglienza estremamente particolare con un piatto che i pesaresi amano.